Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Questo è il consueto video di fine anno, è un po' ormai una tradizione, l'avevo fatto anche l'anno scorso, mi era piaciuto come riassunto di quanto fatto durante l'anno. Quest'anno mi sono dedicato molto agli alberi da frutto, mi sono dedicato molto alle coltivazioni indoor, quelle invernali, quelle nel semenzaio riscaldato. Ho fatto un po' di sperimentazione con la lombricompostiera, insomma ho fatto qualcosa di nuovo e quello è importante, insomma non fermarsi mai e andare avanti, sbagliare, ricominciare, cadere, rialzarsi. È quello che mi piace della vita in campagna e questa è la cosa principale. Vi riassumo qui alcuni dei video che ho fatto, ad esempio la semina delle fave, la semina dei piselli, il cassone delle patate, finalmente ho raccolto qualche patata, era ora perché erano un po' di anni che non raccoglievo. Ho provato la tecnica antica dell'inzanfardatura, molto importante per gli alberi da frutto a radice nuda, adesso è il periodo di trapiantarli, quindi se vi interessa c'è il video sul canale, ha avuto anche un buon riscontro. Il trapianto degli alberi a radice nuda, che sembra facile, però se si sbaglia la tecnica si butta via l'albero perché dopo un po' marcisce. Come vi dicevo, mi sono concentrato sulle semine in casa, quelle invernali, quelle di dicembre, gennaio, febbraio, quindi ho studiato un po' la semina con le luci LED, quelle dedicate alle coltivazioni indoor. Ho ancora studiato semenzaio riscaldato. Ci sono parecchi video sul canale, se volete poi approfittarne. Ho affrontato più punti e più problematiche, dalla muffa alle piantine che filano. E, insomma, ci sono varie soluzioni ai problemi più comuni che possono succedere, che possono accadere quando si fanno le coltivazioni in casa. Non è facile come tecnica, ve lo dico subito, però con un po' di esperienza, insomma, poi qualcosa si butta, pazienza. Quest'anno la curiosità ha preso sopravvento e ho avuto l'occasione di provare il pomodoro seccagno. Ho acquistato le piantine e sono pomodori particolari, crescono senza acqua. Ho avuto modo di provare alcune attrezzature come il sarchiatore manuale, mi sono trovato molto bene, lo uso ancora e ho visto che l'avete apprezzato come video, mi fa piacere perché costa poco e davvero può fare la differenza, soprattutto tra una piantina e l'altra. Ho poi cambiato il motore a motocoltivatore perché sono riuscito a fondere il secondo motore in pochi anni e quindi ho preso la palla al balzo e ho cambiato il motore, ne ho messo uno più potente e poi mi sono un po' concentrato sull'utilizzo del motocoltivatore, se qualcuno ha le prime armi può venire utile per sapere come funziona. Continuo ad avere le mie 5 galline, stanno bene, sto cercando di dare loro alimenti quanto più proteici e naturali possibili e continuiamo ad avere in casa la nostra colonia felina, i nostri amati gatti che tanto richiedono ma tanto ci danno veramente. Eccoli qui. Su queste immagini io vi saluto, ringrazio tutti quelli che si sono iscritti quest'anno nel mio canale e quelli che si erano già iscritti ovviamente. Come dico sempre, non sarà mai un canale da centinaia di migliaia di iscritti, io faccio roba di nicchia e lo faccio un po' a modo mio. Approfitto di questo video per augurarvi il meglio a voi e alle vostre famiglie per queste festività. Vi ringrazio ancora per l'affetto e i consigli che mi avete dato durante questo anno. Speriamo di continuare così. Rinnovo i miei auguri per le feste, ci vediamo quanto prima su questo canale.